Ciao ragazze, allora oggi ho deciso di fare anche io il video tag YouTuber delle mie brame, quindi mi armo con il cellulare e inizio subito con la prima domanda ed è YouTuber che segui sempre. Allora, ci ho fatto già un video sulle YouTuber mie preferite ed è il famosissimo video Spettegules del mondo youtubiano. Per chi non lo avesse visto, chi se l'è perso, eccetera, eccetera, ve lo linko giù nell'info box dove comunque io parlo delle YouTuber che seguo sempre con piacere. In questo caso vi ripeto Federica, beh, Dery Bruno è scontata sta cosa. Vi ripeto Eleonora Manni, Martina Sacco, Lady Ciccone 7 mi piace tantissimo, Camilla Milanesi, io l'adoro, è la mia botta di vita, si può dire Camilla, io la stra-adoro e sono contenta che anche lei ogni tanto segue il mio video. Ho una profonda stima per quella ragazza che non potete capire. Poi cosa dire, cioè, ci so, tutte, cioè ve l'ho già nominato, insomma, non voglio fare un torto a nessuno, cioè già vi ho nominato tutte le ragazze che seguo con piacere, ovviamente anche Carmela del canale Non Fashion and Beauty, che sto aspettando come una pazza un suo nuovo video perché non ne ha caricati di recente per via dell'università, e anche se la sento privatamente a Carmela mi manca tanto perché adoro i suoi video su YouTube, sono davvero belli proprio, mi rilassano, è troppo troppo bella Carmela, cioè non ce la posso fare, e cioè lo sapete, voglio dire, quindi in quel video ve l'ho già detto, insomma. Poi la seconda domanda, YouTuber che, aspettate che l'info box, ok, YouTuber che ti è scaduta, beh qua ci sta ad aprire un ragionamento, cioè ci ho fatto un video apposta, cioè a me quello che dà fastidio è che mo tutte le persone si sono accanite cioè, contro Pepper Chocolate, che la verità su merito pure, cioè determinate dichiarazioni tipo Chernobyl, io ovviamente là non ci ho visto più, cioè infatti non mi ricordo. Ah, sotto il video della diva che avrò avuto tipo un 20 mi piace, sotto il commento ho detto guarda, gli auguro veramente di perdere tutto chili quattro sil catenangavo per le chemio, perché è proprio stata una battuta di cattivo gusto e non ha avuto rispetto per le persone che magari hanno perso dei propri cari per un male così brutto. Però ci sono, oltre a lei, cioè in generale le stesse cose che fa quella le fanno tutti, cioè è inutile che adesso la gente si va ad accanire contro quella cristiana, perché fondamentalmente quello che fa Pepper Chocolate lo fanno tutti. Cioè, pure video di Carlona, raga, perdonami, ma io che okay, non la posso subire proprio, perché io non la seguo, cioè io vedo le cose sulle pagine di YouTuber che bannano ad ogni critica, queste pagine qua. E scrive certi titoli che sono allucinanti, cioè, ma veramente allucinanti. La gente continua a seguire una personaggio del genere. Cioè, titoli che sono studiati apposta per attirare gente, anche se non c'entrano una minchia con il video che fa. Giusto per attirare gente e visualizzazioni. Cioè, ormai chi mi è scaduta, raga, lo sapete, ci ho fatto un video apposta, non voglio essere ripetitiva, e basta, cioè, lo sapete. Quello che mi dà fastidio però è che la maggior parte delle YouTuber italiane famose è così. Non è che puntano tutti il dito contro a quella perché è così. Lei è proprio, lo fa proprio in maniera, fa dei pezzi allucinanti che solo lei e lo spilapicchio che si porta vicino può fare, però possono fare, insomma, però lo fanno tutti, onestamente lo fanno tutti e devono essere messi in croce tutti, cioè tutte le YouTuber per quello che fanno, o almeno le più famose, le più eclatanti, insomma. Comunque, allora, YouTuber che ti piacerebbe incontrare? Allora, in primis è Camilla Milanesi. Io, ragazza, cioè, io ho una stima per quella ragazza che non avete idea. Io l'adoro, me l'avete fatta scoprire voi e vi ringrazio per questo, perché me l'avete scritta in tante. Sempre sotto al video Spettegules del mondo youtubiano mi avete parlato di questa ragazza. Io per curiosità sono andata a vederla. Ho visto tutti i suoi video.
mi piace troppo ed è una ragazza che vorrei incontrare. Lo stesso vale per Eleonora Manni, perché io quella ragazza, cioè Eleonora, è sempre bella e genuina come sempre, cioè non potete capire. Anche se ho avuto un ottimo, ottimo riscontro su YouTube e sono contentissima per lei perché se lo merita veramente, è sempre lei, cioè non è cambiata e questa è la cosa che mi piace, la verità, la sincerità che ha una persona. Poi, YouTuber che ti piacerebbe imitare? Vabbè, vi ho fatto la parodia di Kiss and Makeup col rosa, l'orsetto rosa. L'ombretto rosa, vi ho già fatto qualche video, vi ho fatto l'imitazione insomma di Kiss and Makeup, che alla fine quella sì è quello che è, ve l'ho imitata, che non la reputo brava, però almeno fanculo lo ammette, dice io questo faccio per mestiere, cioè alcune cose lei almeno l'ha ammesse, lasciando che per me non è di questa bravura, di questa cosa, però almeno lo ha ammesso, voglio dire. Poi, YouTuber che ho scoperto da poco, sinceramente, nessuno, perché cioè, ci sto poco su YouTube, non so tantissimo, tantissimo tempo ultimamente, quindi seguo insomma le ragazze che seguo sempre. Infatti, se ci fate caso, tutti i video io li guardo, però non li commento perché non riesco proprio, cioè non ho proprio il tempo, però vi seguo sempre, insomma, i canali dove sono iscritta. Poi, allora, segui youtuber stranieri se sì quali? Allora, seguo Bibel, quella ragazza bellissima, vi lascerò giù nell'info box il link esatto del suo canale perché è qualcosa di fantastico. Quella ragazza mi piace tantissimo, anche se non capisco un cacchio di quello che dice. Lo stesso vale per Charisma Star, che praticamente è la testimonial della Nyx ed è qualcosa di assurdo e allucinante. Quella ragazza è troppo troppo carina, sembra una fata, cioè adesso si è fatta dei capelli viola. Raga, dovete vederla, Charisma Star su Instagram. Io ce l'ho, ce l'ho anche su Instagram. Poi adoro su Instagram, seguo parecchi, parecchi più che altro makeup artist. Seguo Jeffree Star, che io adoro quel ragazzo perché alla fine è un ragazzo. Io lo adoro. Black lipstick, una cosa di questo, un'altra mua eccezionale. Seguo un'altra ragazza spagnola che mi piace un sacco, che vive però in Giappone e non mi ricordo come minchia si chiama. Comunque, nelle youtuber straniere vi lascio tutti, come le altre youtuber che vi ho nominato, vi lascio tutti i link giù nell'info box di queste ragazze. E quindi, anche se non mi ricordo il nome, trovate il link del suo canale. Fa dei trucchi davvero troppo troppo belli e particolari. Mi piace, bene o male riesco a capirla un pochettino perché è spagnola, mentre le altre non capisco una pippa, però mi piace seguirle. Mi piace. Poi, allora, ti sei disiscritto da qualche canale? Se sì, perché? Allora, mi sono disiscritta da tutti i canali, insomma, delle ragazze che vi ho nominato nel video spettaculese. Mi sono disiscritta da Pepper Chocolate, mi sono disiscritta con tutto che io la seguivo per i tutorial perché mi piace come si trucca. Però da quando è successo il fatto di Chernobyl, ho detto tu devi crepare, cioè non me ne frega proprio, perché sei un'irrispettosa di merda, tu e quello spirapicchio di merda che ti porti vicino. Mi sono disiscritta dal canale di Michelinia perché vi ho spiegato il motivo sempre nel video spettaculese, non mi piace chi prende in giro il proprio pubblico. Mi sono disiscritta da questi canali insomma qui importanti, perché non sono pochi veramente quei canali che se crescono restano così come sono. Cioè io infatti sono rimasta al canale, iscritta al canale di Clio e al canale di Makeup Delight, perché bene o male sono rimaste le stesse e sono rimasta iscritta, sono tuttora iscritta al canale della Sindina perché gli si può dire tutto a quella ragazza, ve lo ripeto, ma per me è un mostro di bravura, cioè è qualcosa di fantastico come si trucca, quindi io mi incanto ogni volta che lei pubblica un suo tutorial perché è davvero il top, cioè basta. Poi
Ah, ho dimenticato, Maronna, raga, io faccio solo figure di merda. Mi piacerebbe anche incontrare Chiara Lovissetto, ovvero Bambola Malefica, perché cioè, io sono in adorazione. Ogni volta che vedo i suoi trucchi sbavo, perché è davvero bravissima, è il top per me. Una ragazza che realizza dei trucchi davvero particolari. Infatti, Mulac, la pagina di Mulac, la pagina di Nabla, Neve, hanno pubblicato un sacco dei suoi look e sono strafelice perché finalmente si vede c'è meritocrazia, perché Chiara è davvero bravissima. Cioè, questo è il merito, non cristiane che se le portano così soltanto per le iscrizioni, ma che fondamentalmente non sanno fare un fico secco. Ecco, mi fomento. Allora, 8, vorresti fare un video con qualche YouTuber in particolare? Mi piacerebbe fare un video in collaborazione con Camilla, perché vi ripeto, è una ragazza che stimo moltissimo, però vi ripeto, non mi va di chiedertelo perché non voglio che si pensa che lo faccio per pubblicità o per quant'altro, ma perché veramente, cioè, a me piace proprio Camilla, io l'adoro, però vi ripeto, non glielo chiederò mai perché non voglio che si fa un'idea sbagliata di me, perché cioè, io l'adoro, cioè, quindi ci tengo che cioè, infatti l'altro giorno quando lei ha pubblicato il video dell'anno su YouTube, io ho scritto un commento, lei mi ha dato una risposta troppo troppo bella, perché si vede che io sono, diciamo, sono una buona persona ed è quello che io voglio trasmettere qui su YouTube. Cioè, non mi interessa di diventare famosa, non mi interessa un cazzo, perché YouTube non vi porta, cioè, non è un lavoro per me YouTube, obiettivamente. Io qua a 50-60 anni non sto qua a farvi vedere il trucco, raga, parliamoci chiaramente. È uno sfogo, è una valvola di sfogo, e questo è. Mi sono persa. Che volevo dire? E comunque mi ha scritto che sono una brava persona, e quindi vi ripeto, mi piacerebbe fare un video con lei, ma non glielo chiedo perché non mi va che possa pensare male di me. Anche se collabora con tanti canali piccoli, in realtà un po' mi metto vergogna perché non lo so, ho l'ansia, perché avrei l'ansia perché io la adoro, non potete capire quanto. Va bene, siamo a 12 minuti di blatere. Allora, 9, ti meriti questi iscritti, sono pochi, sono tanti. Allora, devo dire la verità, io non mi aspettavo di arrivare a 4.000 iscritti, cioè io in verità non pensavo pensavo che non mi cagasse nessuno, onestamente. Quindi io ringrazio con la faccia per terra tutte voi che vi siete iscritti al mio canale, sono comunque soddisfazioni. Mi fa piacere ovviamente crescere, inutile negarlo. Comunque è bello, insomma, essere apprezzati da voi ragazze. È bello, e quindi mi auguro in futuro di crescere anche io con voi, ovviamente, perché il mio canale siete voi. Allora. 10. Perché il tuo canale si chiama così? Allora, io quando ho aperto il canale stavo in fissa per quel programma che c'era su Real Time o MTV, non mi ricordo. Comunque, le conigliette di Playboy, quindi per questo Bunny. E poi Mona, le mie amiche mi chiamano Mona perché io mi chiamo Simone, quindi ho fatto Mona Bunny ero occupato e quindi ci ho dovuto mettere 88 come le bimbe minchia. Però ormai il mio canale è conosciuto così e non lo cambio. Mi rendo conto che un nome che anche molte ragazze si scordano perché è un nome un po' particolare, però vi ripeto, ormai sono conosciuta così, non penso di cambiarlo. Conosciuto, vabbè, in modo di dire. 11, quanto tempo impieghi per girare un video? Non, devo dire la verità, non impiego molto. Quando devo editare il video, quando edito qualche video, perché molti non li edito, se escono abbastanza bene, se non faccio qualche strafazzone, qualche figura di merda in diretta che taglio, ci metto un pochettino in più a editare video perché non sono molto brava, però in generale ci metto, sto il pomeriggio qua dalle 2:30 il pomeriggio fino alle 8 la sera quando scendo a girare video, insomma. Scusatemi, raga, il mio telefono lo sapete che ci mette ore. Allora, 12, quanti video hai caricato su YouTube? 200 e qualcosa, onestamente non li ho contati, raga, abbiate pietà.
Guadagni, quanti video hai caricato? Guadagni con YouTube o guadagno? Cioè, sì, ho l'affiliazione con Buzz My Videos, ma onestamente non penso che ve lo posso dire perché, cioè, ve l'ho detto già in altri video. Io fondamentalmente in 3 mesi apparo a 30 euro, quindi alla fine non mi cambia la vita. Onestamente, l'affiliazione con Buzz My Videos non mi metto, non ho nessun problema a dirvelo. Cioè, in 3 mesi io apparo a 30 euro. Quindi per farvi capire, non è che sto qui, chissà che cazzo dico, quanti soldi prendo, che dico chissà cosa su qualche prodotto, perché ci guadagno, perché qua, perché là. L'unica cosa che posso, cioè gli unici soldi che prendo sono questi 30 euro fetosi che non cambiano assolutamente la vita da Buzz My Videos e qualche prodotto gratuito. Questo è quanto. Poi. 14 amiche su YouTube, se sì, chi sono? Allora, le mie amiche su YouTube sono Federica, Dery Bruno qui su YouTube e Carmela, non Fashion and Beauty. Davvero le reputo delle amiche, le ho incontrate e sono delle ragazze fantastiche. Infatti ringrazio YouTube perché mi ha permesso di conoscere queste ragazze, sono davvero troppo troppo carine, e sono poche le ragazze su YouTube che così, cioè su YouTube è un mondo a sé, cioè tanto puoi incontrare persone come te, cioè vere, sincere, schiette, tante puoi trovare la classica approfittatrice che magari ti frequenta solo per convenienza. Allora, 14ª domanda. No, 15ª, hai mai litigato con qualche youtuber? Se sì, e perché? No, litigato è una parola grossa. Diciamo, ho avuto qualche scontro quando c'è stato il mio video spettaculess sul mio canale, in particolar modo con Michelinia. E dato che io comunque odio chi si vuole nascondere dietro a un dito, sempre per quel fatto famoso di quella cipria di merda, avrò sbagliato la marca, ma il concetto è lo stesso. Comunque, si è avuto uno scontro. Perché lei tentava di difendersi inutilmente quando, se tu dietro a un prodotto sta scritto tester campione gratuito, vietata la vendita, tu quel prodotto non l'hai comprato. Cioè, fondamentalmente, si è avuto uno scontro per questo. Poi io di Michelinia me ne sbatto altamente le palle. Cioè, che cosa fa, che cosa non fa, non mi interessa. A me mi ha urtato soltanto il fatto che lei volesse prendere per i fondelli le sue scritte, perché di quello si tratta. Cioè, a me, io dell'invidia che mi è stata detta, che mi sono invidiosa di questo e di quello, ma che cazzo me ne frega a me, ma onestamente, cioè, parliamoci chiaramente, che mi interessa. Cioè, YouTube, vi ripeto, per me non è un lavoro, è un passatempo, è un voler condividere una passione con voi ragazze, ma non è di certo un lavoro. Si può far piacere che si ricevano prodotti gratuiti, ma io invidia del successo di quella, del prodotto, a me non interessa. Cioè, io sono contenta nel mio piccolo, onestamente. Cioè, dell'invidia, ma di cosa? Ma per cortesia. No, mi sta venendo la bile in corpora, potete capire. 16, tag almeno 5 youtuber che vorresti facessero questo video tag. E insomma, allora. Purtroppo, cioè, la maggior parte delle persone l'ha fatto questo video tag. Cioè, vi taggo Federica, Dery Bruno su YouTube, Carmela del canale Non Fashion and Beauty, Camilla Milanesi, se mi guarda questo video, ho fatto anche la figura di merda, Cami, perché ci ho detto che mi vergogno, ma è la verità, perché io ti stimo tantissimo, non puoi capire. Poi mi piacerebbe Giorgia April. Che è un'altra ragazza che mi sono scordata di citare. Vedete, io poi mi perdo le chicche perché è un'altra ragazza che io adoro, che nonostante lei ha un vasto pubblico qui sul tubo, è sempre lei. Giorgia è sempre Giorgia. E mi piacerebbe Giorgia April. E siamo allora Dery Bruno, Fede, Carmela, Camilla, Giorgia e Eleonora già l'ha fatto.
Non so proprio chi taggare, onestamente. Comunque siete tutte taggate, raga. Se volete fare questo video tag, io sono, come ho visto i video tag delle altre ragazze, sono ben contenta di vedere anche i vostri, cioè i vostri tag, pure per scambiarci un pochettino le opinioni. E niente, io vi mando un bacione fortissimo, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!